Allora, oggi parliamo di un argomento che ha a cuore a tantissimi pazienti, ovvero come scegliere il medico, non il dentista, il medico in maniera corretta per i problemi che si hanno, ovvero come evitare di cadere nella clinica degli orrori. Co ne avrete sentito parlare, no? Delle cliniche degli orrori. Quindi trattamenti errati oppure trattamenti che non dovevano essere fatti e che vengono fatti. Oppure trattamenti che sono anche corretti nell'esecuzione, però fatti sul paziente sbagliato, cioè quindi hanno sbagliato, magari il medico ha dato, che so, la medicina sbagliata al paziente, cioè funziona la medicina, è buona, però data al paziente sbagliato non ha effetto, non ha nessun effetto. E questo è un grosso problema che si ha nell'ambito della sanità, cioè nel dover, quando uno ha un problema, trovare la clinica o il professionista che gli risolve il problema a caso suo, che faccia a caso suo. E questo è un problema che c'è intercultura, ce l'abbiamo noi, ce l'hanno gli americani, ce l'hanno gli australiani, ce l'hanno anche i moldavi, ce l'hanno, anche i rumeni ce l'hanno questo problema. Ed è interprofessione, nel senso che non è poi in realtà questo un problema solo delle professioni mediche, ma è un problema di tutte le professioni, okay, di quelle che sono, che ne so, può essere l'architetto, come può essere l'idraulico, come può essere magari lo specialista in un qualcosa, in qualche settore che è fortemente caratterizzato dall'aspetto magari della scienza, ma anche della manualità. Nel senso che magari uno è bravo nella grammatica, sa le cose come vanno fatte teoricamente, però poi magari manca un po' la pratica o mancano gli strumenti, gli attrezzi. E quindi la domanda è come orientarsi, un vero e proprio orientamento, cioè come fare la ricerca. Se a me manca, che ne so, un rene, oppure devo fare il trapianto di fegato, oppure devo fare i denti, oppure ho un problema di catarata, oppure ho glaucoma all'occhio, no? La pressione che aumenta e ci perdo la vista, oppure diabete, c'è un problema di diabete di tipo 2, mi è venuto dopo, non ci sono nato, però ho da scegliere, capito? Uno che mi segue nella vita mi fa stare in carreggiata. Voi come scegliereste? Come fareste? Come vi orientereste? Come fate la scelta della clinica o del centro specialistico? Perché da qui deriva poi il risultato che ottenete. Solo da questa risposta, se data in maniera corretta, in maniera metodica, corretta, si ottengono dei risultati. Se invece si rischia di dare la risposta sbagliata a questa domanda, è alta la probabilità che si rimani in una spirale dal quale non se ne esce più fuori.